Bentornati a Toy Radio, l'unica radio tutta all'uncinetto. In guardia, Fellone! Oggi parliamo del tempo. Ma come del tempo? Come gli inglesi? Piove, fa freddo, ma non quel farà bello. Tempo, il tempo cronologico, drago. Quello ore, minuti, secondi. Quello lì, il tempo che non esiste. Ma come non esiste? È certo che non esiste, no? Einstein, la teoria della relatività. Ma quale Einstein? Ma bisogna sempre far finta che il tempo esista, sennò diventa tutto un paradosso spazio-temporale. E per questo noi oggi abbiamo in collegamento qualcuno che di paradossi spazio-temporali ne sa qualcosa. Il nostro ufologo di fiducia, professor Gandula, ci sente? Buonasera, vi sento. Ecco. Che mistero. Cosa? Il tempo, lo spazio, i buchi neri. Sì, vabbè, restiamo sul tempo però. Sì. Allora, lei vive su un altro pianeta che sì. ha giorni, mesi, stagioni diverse dalle nostre. Non ditemi niente. Il tempo qui è dilatato e tutto dura di più che sulla Terra. Mentre aspettavo il tavolo in pizzeria, ho fatto in tempo a farmi una vacanza su Alfa Centauri e tornare tutto abbronzato. Vabbè, almeno si è fatto una vacanza. Sì, però la pizza fa schifo. Beh, certo, mondi diversi, pizze diverse. Beh, però io in particolare sto soffrendo questa dilatazione temporale perché ho chiesto il divorzio da mia moglie Afta. Eccola, è lei, ma ignoriamola. Sì, però è triste questa notizia, signor Gandula. Il suo matrimonio così felice, così stravagante con Afta sta per finire. Un momento, sta per finire. E come dicevo, i tempi di attesa qui si allungano. E per ottenere il divorzio da Afta dovrò aspettare 3 anni. Beh, 3 anni come sulla Terra. 3 anni luce, però. Ah, e nel frattempo come farete? Nel frattempo abitiamo ancora insieme, da separati in casa. Ah beh, come succede tante volte sulla Terra, quindi è uguale. Sì, però qui il concetto di separati in casa assume caratteristiche imprevedibili. Quando si raggiunge una certa temperatura, Afta passa dallo stato solido a quello gassoso senza transitare per quello liquido. Fenomeno conosciuto come sublimazione. Lei si espande dappertutto per la casa sotto forma di gas e quindi hai un bel starle lontano. Ti è sempre addosso. Rompiballe, arrivo. No, ma non faccia così, magari vuol far la pace, vuole... Ma che? Vuole soltanto che pulisca le cacche del gatto. Vabbè, succede, si dà una mano in casa. Cacche, dovreste vederle. Più che cacche sembrano degli asteroidi. Questa la fa sempre ridere.